Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Oggi prepariamo insieme una bevanda fresca e dissetante. Sto parlando degli smoothie. Sono semplicissimi, golosi e rappresentano la nuova frontiera delle bevande sane e fresche. Spopolano negli Stati Uniti e in Gran Bretagna. In Italia purtroppo non sono ancora molto conosciuti. Si tratta di dei mix a base di frutta e verdura, amati tantissimo da chi fa fitness. Sono qualcosa di sensazionale. Hanno una consistenza spessa e cremosa, sono ricchi di fibre e di vitamine, ma non c'è l'aggiunta di nessun tipo di dolcificante oppure di zucchero. L'inventore fu l'americano Steven Cunnell, fondatore della più grande catena di smoothie bar in tutta l'America. Lui fu proprio a coniare questo termine e a creare gli smoothie. Da allora spopolò su tutte le riviste di fitness americane. La parola smoothie deriva dall'inglese smooth, che significa liscio e vellutato, proprio come la bevanda. Leggeri e veloci da preparare, gli smoothie sono un'ottima abitudine alimentare. A colazione, pranzo o quando si sente il bisogno di avere una buonissima bevanda fresca, ecco che in pochi minuti potremo crearli con molta semplicità. Iniziamo! Cominciamo la ricetta con il primo smoothie, mango e ananas. In un frullatore mettiamo 200 ml di succo al mango, 200 g di mango semisurgelato, 200 g di ananas semisurgelato, mezza banana a fette fresca, 100 g di yogurt magro e 3 g di zenzero. Frulliamo per 30-40 secondi. Tutta la frutta presente negli smoothie, a parte la banana, è sempre stata fresca, poi tagliata a cubetti e surgelata per un'ora e mezza. E voilà! Ecco il nostro primo smoothie. Procediamo con il secondo gusto, kiwi, avocado e spinaci. Aggiungiamo 200 ml di succo di kiwi giallo e mela verde, 100 g di yogurt magro, 30 g di spinaci, 4 kiwi, mezza banana e mezzo avocado fresco. Gli spinaci sono ricchi di vitamina A, acido folico, ferro e nitrato, che pare aiuti ad aumentare la forza dei muscoli. L'avocado, oltre ad essere un'ottima fonte di potassio e calcio, aiuta a contrastare dissenteria e diabete. Ecco qua il nostro smoothie. Per il terzo gusto abbiamo scelto i frutti rossi. Quindi mettiamo 200 ml di succo di frutti di bosco, 100 g di yogurt magro, 100 g di anguria, 100 g di lamponi, 100 g di ribes, 100 g di ciliegie e mezza banana. L'anguria è ricca di vitamine A, C e del gruppo B. I lamponi sono ricchi di magnesio, potassio e fosforo. I ribes hanno vitamine A, B, C e acido folico. Infine le ciliegie hanno vitamine A e C, calcio, ferro, fosforo, magnesio e flavonoidi. Voilà, ecco lo smoothie. Adesso creiamo il quarto gusto. Carota, albicocca e pesca. Mettiamo 200 ml di succo al melone e ananas, 100 g di yogurt magro, 100 g di carota grattugiata, 150 g di pesca, 150 g di albicocca e mezza banana. Le carote sono ricche di beta-carotene, vitamina C e carotenoidi, che aiutano ad abbassare i livelli di colesterolo nel sangue. L'albicocca è ricca di vitamine A e C, potassio e fosforo che ne fanno un valido supporto in caso di spossatezza. Guardate che bel colore arancione! Infine ci dedichiamo all'ultimo gusto, more e mirtilli. Nel frullatore mettiamo 200 ml di succo di more, 100 g di yogurt magro, 150 g di mirtilli, 150 g di more, 50 g di ciliegie e mezza banana. I mirtilli sono ricchi di vitamine A, C e del gruppo B che conferiscono alle bacche un'azione antiossidante. Le more sono ricche di vitamine, sali minerali e antocianina, sostanza con proprietà antiossidanti che svolge anche una significativa opera antitumorale. Ecco qua il nostro ultimo smoothie.
Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso gustiamo questi meravigliosi smoothie. Iniziamo con il primo, pesca, albicocca e carota. Buonissimo! È fresco e avvolgente, subito si nota il gusto della pesca. Poi giunge la cremosità dell'albicocca e alla fine si sente un leggerissimo retrogusto di carota. Fantastico! Procediamo con il secondo, ai frutti di bosco. Buonissimo anche questo! Subito si notano i mirtilli e le more, seguiti dalle ciliegie ferrovia, che rilasciano un gusto davvero fantastico. Procediamo con il terzo gusto, mango, ananas e zenzero. Questo direi che è il mio preferito. Questo è un'esplosione di gusto. Subito si notano il mango e l'ananas e infine si sente la freschezza dello zenzero che completa tutto lo smoothie. Procediamo con il quarto gusto, kiwi, avocado e spinaci. Wow, questo è proprio particolare. Inizialmente si sente il kiwi, ma continuando ad assaporarlo si nota la cremosità dell'avocado e infine il gusto degli spinaci. Molto leggero, ma si sente nel retrogusto. Procediamo con il quinto gusto, ciliegie, anguria, lamponi e ribes. Buonissimo! Il gusto è davvero buono, subito si sentono i lamponi, seguiti dalla freschezza dell'anguria. Infine troviamo le ciliegie e i ribes che donano una punta di acidità. Insomma, sono buonissimi, sani e freschi, assolutamente da provare! Bene amici, il nostro video si conclude qui e cosa posso dirvi? Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo che sia e noi auguriamo a tutti una splendida giornata! Ciao amici, mi raccomando, attivate la campanella per ricevere le nostre notifiche.